Parliamo della notizia degli straordinari tassati al 15%, anziché la tassazione IRPEF, che come sapete parte da un 23% e arriva a un 43% per i redditi più alti. Ne stanno parlando tutti i giornali nelle ultime 24 ore. Di che cosa si tratta? Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione bene con parole semplici e vediamo anche a che punto siamo arrivati. Io sono Massimiliano Allievi, sono un dottore commercialista e te lo anticipo per tutti i dubbi, per tutte le domande, puoi scrivermi qua nei commenti. Detto questo, il punto qual è? Che lo scorso agosto il governo si era impegnato nell'ambito della delega fiscale a trovare delle risorse, a detassare in qualche modo gli straordinari, quindi sostanzialmente le ore in più che i dipendenti fanno rispetto a quello che è l'orario lavorativo normale. Perché questo? Beh, fondamentalmente per far guadagnare loro potere d'acquisto, quindi nel momento in cui ci sono meno tasse da pagare sugli straordinari, rimane più netto al dipendente e quindi fondamentalmente il dipendente ha più possibilità di spendere soldi e questo andrebbe a vantaggio dell'economia e allo stesso tempo una riduzione della tassazione degli straordinari permetterebbe anche alle aziende di andare in generale a ridurre quello che è il costo azienda della singola ora di straordinario. Quindi era stato detto, beh, cerchiamo di impegnarci in quella fase a far qualcosa sostanzialmente per questo. E adesso, settembre 2024, quando sto registrando questo video, effettivamente, da quello che dicono i giornali oggi, si sta andando in quella direzione. Quindi l'obiettivo è, al momento c'è carne al fuoco, poi vedremo che cosa verrà approvato, ma al momento c'è l'idea di avere una flat tax sugli straordinari al 15%, anziché quella che è la tassazione ordinaria IRPEF dal 23 al 43%. Ovviamente in tutto questo ci sarebbe un beneficio un po' per tutti, nel senso che è chiaro che questo 15% di flat tax, salvo casi particolari, è più basso rispetto a quello che è la tassazione IRPEF, che appunto parte da un 23%, è vero, con tutta una serie di deduzioni, possibilità di deduzioni e detrazioni, però con una percentuale più alta, ed è anche vero che ne beneficerebbero tanto più i redditi alti, nel senso che da una parte si avrebbe il 15%, qualunque, da quello che dicono i giornali, sia il livello di reddito raggiunto per la quota di straordinari, poi vedremo se ci sarà un limite al di sotto del quale non verrà applicata, e magari un limite al di sopra del quale non verrà più applicata, quindi è semplicemente una fascia di straordinari in cui verrà applicato questo 15%, ma è chiaro che più il reddito si alza e più c'è un beneficio economico, perché si passa da un 15% sempre fisso a un reddito IRPEF attuale sugli straordinari che per i redditi alti sopra i 50.000 euro arriva al 43%, quindi vorrebbe dire quasi un 30% in meno, che comunque in termini di tassazione vuol dire tantissimo. Detto questo, al momento si tratta appunto di un qualcosa su cui si sta lavorando, però su cui si era già messo dei paletti nell'ambito della delega fiscale, quindi non sono semplici notizie di giornale, ma è un qualcosa su cui c'è già un percorso iniziato tempo fa. Nelle prossime settimane si vedrà perché il nodo sono sempre le risorse, quindi la legge di bilancio in cui bisogna in qualche modo chiudere il cerchio tra misure, agevolazioni fiscali e bonus e comunque misure a favore dei dipendenti, partite IVA e pensionati e dall'altra parte di quelli che sono i fondi statali per poter fare tutto questo. Io come al solito vi terrò aggiornati su questo, mi sembrava importante fare questo video in modo da spiegarvi anche il perché si sta andando in questa direzione e qual è lo stato dei fatti. Vi terrò aggiornati ancora, vi ringrazio per l'attenzione e una buona giornata a tutti.